Il chierico della conoscenza è forse uno dei meno utilizzati, ma vi spiego perché secondo me è uno dei più interessanti, qui su Wikiroll. Saluti e frecce, bentornati qui su Wikiroll. Oggi vi spiego il chierico della conoscenza, ragazzi, il primo archetipo che viene presentato nel manuale del giocatore, esattamente a pagina 59, e scopriamolo immediatamente. Vediamo cosa dice il dominio della conoscenza. Gli dei della conoscenza, che includono Ogma, Bokob, Gilean, Aureon, Thoth, danno valore all'apprendimento e alla comprensione più di ogni cosa. Alcuni insegnano che le conoscenze vanno recuperate e condivise all'interno di biblioteche e università. Altri promuovono le conoscenze pratiche dell'artigianato e delle invenzioni. Altre divinità preferiscono però accumulare le conoscenze per loro e custodirle in segreto. C'è anche chi promette ai suoi seguaci un potere sconfinato in cambio del loro aiuto nello svelare i segreti del multiverso. I seguaci di queste divinità studiano le arti esoteriche, recuperano vecchi tomi, si addentrano nei luoghi più segreti della Terra e apprendono tutto ciò che possono. Alcune divinità della conoscenza promuovono le conoscenze pratiche dell'artigianato e dell'invenzione, includono divinità della forgia come Gond, Reorx, Onatar, Moradin, Efesto e Goibnu. Allora, ragazzi, prima ne parlavo con Artflix, che fa la serie sui mostri su Instagram, che vi consiglio di seguire, e mi diceva che questo archetipo effettivamente è poco usato, anzi viene considerato il peggiore, il meno forte. E lui mi ha risposto: beh, dipende dai Dungeon Master. In una campagna finalizzata alla conoscenza, alla scoperta, il chierico appunto della conoscenza, che si basa sullo scoprire, il condividere o il tener celate alcune informazioni, alcune cose che riguardano il nostro multiverso e tutto quanto, beh, dipende tutto dal Dungeon Master far brillare questa classe, ma ne parleremo nelle mie tips appunto finali. Scopriamo subito quali incantesimi ci regala il dominio della conoscenza. Questa è appunto la tabella dove ci spiega livello per livello quali incantesimi conosciamo. Dunque, al primo livello ci dà comando e identificare, al terzo presagio e suggestione, al quinto anti-individuazione, parlare con i morti, al settimo confusione, occhio arcano, al nono conoscenza delle leggende, scrutare. Ora, per chi non lo sapesse, ragazzi, questi incantesimi vengono aggiunti appunto ai nostri incantesimi preparati, considerati sempre preparati. Ricordiamo che il chierico prepara gli incantesimi e tu ne puoi preparare quanti? Saggezza più il tuo livello. Questi te li dà sempre preparati, ovviamente utilizzarli consumano slot, come al solito in funzione al livello che rappresentano del loro incantesimo, però questi te li aggiunge in più. Sei il chierico della conoscenza e questi incantesimi sempre preparati, ok? Che non ti scalano da quella somma data da saggezza più livello, no, ce l'hai in più, preparati sempre, capito ragazzi? Quindi a ogni livello da chierico che avete un livello da chierico, il primo livello, comando a identificare, avete tre livelli da chierico, vi aggiunge presagio, suggestione e così via. Capite? E sono incantesimi molto molto interessanti, che sono tutti incantesimi di conoscenza o comunque hanno a che fare con la mente. E andiamo a vedere al primo livello, oltre questi incantesimi, che cosa si ottiene. Benedizioni della conoscenza. Al primo livello il chierico apprende due linguaggi a sua scelta. Già due linguaggi in più. Poi ottiene inoltre competenza in due delle seguenti abilità a sua scelta: arcano, natura, religione o storia. Quindi ne scegliete due tra queste quattro e il bonus di competenza raddoppia in ogni prova di caratteristica da lui effettuata usando una di queste abilità. Quindi che cosa succede? Che avete pure la maestria. Quindi che succede? Usate una di queste abilità? Perfetto. Non mettete il bonus di competenza, non siete solamente competenti in queste abilità, siete maestri, quindi il doppio del bonus di competenza. Religione? Siete maestri.
E questo è il primo livello, ragazzi, è tantissimo considerando anche gli incantesimi aggiuntivi, capite? Al secondo livello abbiamo il nostro potere di incarnare divinità. Il primo è scacciare non morti, il secondo è questo, conoscenze secolari. A partire dal secondo livello, il chierico può utilizzare incanalare divinità per attingere a un pozzo divino di conoscenza. Con un'azione può scegliere un'abilità o uno strumento. Per 10 minuti ottiene competenza nell'abilità o nello strumento scelto. Quindi, ovviamente, nelle abilità e negli strumenti in cui non siete competenti, utilizzate incanalare divinità per 10 minuti. Siete competenti in quella cosa, in quell'oggetto, in quello strumento per l'appunto, oppure in quell'abilità. E questi sono due, appunto, privilegi, il primo e il secondo, che sono tutti finalizzati sulla conoscenza. Che poi meccanicamente, ovviamente questi fuori dal combattimento, però meccanicamente sono fortissimi. Andiamo a vedere cosa si ottiene al sesto di livello. Incanalare divinità, lettura del pensiero. Quindi, vediamo cos'è. Al sesto livello, il chierico può utilizzare incanalare divinità per leggere i pensieri di una creatura. Può quindi usare il suo accesso alla mente della creatura per assumerne il comando. Quindi, con un'azione, il chierico sceglie una creatura situata entro 18 metri da lui e che sia in grado di vedere. Quella creatura deve effettuare un tiro salvezza su saggezza. Se lo supera, il chierico non può utilizzare questo privilegio su di lui finché non completa un riposo lungo. Quindi, ha superato il tiro salvezza su di lui, questa capacità non la puoi più utilizzare fin quando non passa un riposo lungo. Se la creatura fallisce invece questo tiro salvezza, il chierico può leggere i suoi pensieri superficiali, quelli che tengono occupata la sua mente al momento, che riflettono le sue emozioni attuali e a cui la creatura sta pensando attivamente. Quando essa si trova entro 18 metri da lui, questo effetto dura un minuto, ok? Quindi che succede? C'è questo tiro salvezza, riesce a leggere i suoi pensieri, a tradurre le sue emozioni, eccetera, eccetera. Durante quel periodo, il chierico può usare la sua azione per porre fine a questo effetto e lanciare l'incantesimo suggestione sulla creatura senza spendere uno slot incantesimo. Il bersaglio fallisce automaticamente il suo tiro salvezza contro l'incantesimo. Quindi, mettiamo che tu gli hai fatto il suo tiro salvezza. Perfetto, leggi i suoi pensieri. Con un'azione che fai? Cessi questa lettura del pensiero e gli casti suggestione. Lo casti senza usare slot e non deve fare tiro salvezza perché viene considerato in automatico fallito questo tiro salvezza, quindi lo stai suggestionando in automatico, capite? E questo è molto forte anche in combattimento, ragazzi, questo è molto forte, capite? Fuori dalla fight, allucinanti, combattimento fortissimo, e quindi ecco che arriva una capacità meccanica, quindi non di danno diretto, ma mentale, capite? Davvero bello. Andiamo avanti. Ottavo livello. Incantesimi potenti. Questo vedremo che questa cosa si ripeterà per ogni archetipo in maniera diversa. Però, vediamo. A partire dall'ottavo livello, il chierico aggiunge il suo modificatore di saggezza ai danni che infligge con qualsiasi trucchetto da chierico. Gli avete castato fiamma sacra? Gli aggiungete saggezza. Gli avete castato rintocco dei morti? Toll the dead? Perfetto. Gli aggiungete la saggezza, il modificatore dei trucchetti. Questo è forte, questo è davvero forte, ragazzi, all'ottavo livello, bellissimo. E andiamo infine a quello del 17esimo che ritengo meraviglioso. Visioni del passato. A partire dal 17esimo livello, il chierico può evocare una visione del passato collegata a un oggetto che impugna o che si trova nelle sue immediate vicinanze. Per farlo deve spendere almeno un minuto in meditazione o in preghiera. Poi riceverà una visione fugace, indistinta e sognante degli eventi recenti. Il chierico può meditare in questo modo per un numero di minuti pari al suo punteggio di saggezza. Non modificatore, punteggio. Quindi, mettiamo che avete 20 in saggezza a livello 17, non per 5 minuti, quindi più 5, no, per 20, se avete 20 in saggezza sono 20 minuti, capite? E deve mantenere la concentrazione durante quel periodo come se stesse lanciando un incantesimo. Una volta utilizzato questo privilegio, il chierico non può più utilizzarlo finché non completa un riposo breve o lungo, quindi si ricarica a riposo breve e lungo, ottimo, ottimo, ottimo. Lettura degli oggetti. Quindi,
Il chierico medita mentre impugna un oggetto. Mettiamo che ha trovato una moneta o un pugnale, ok? L'arma del delitto, un indizio, un qualcosa. E riceve una visione del suo precedente proprietario. Ma che figata! Dopo aver meditato un minuto, quindi un minuto con questo oggetto, apprende in che modo il proprietario ne è entrato in possesso e come lo ha perduto, nonché l'evento recente più significativo che ha coinvolto l'oggetto e quel proprietario. Quindi l'evento recente più significativo che ha coinvolto quell'oggetto, c'era un pugnale la volta in cui è stato utilizzato magari per uccidere, se una moneta la volta che è stata rubata, capite? Più recente, più significativo, capite la figaggine? Se l'oggetto è stato posseduto da un'altra creatura nei tempi recenti, quindi è stato sottratto, rubato, eccetera, eccetera, entro un numero di giorni pari al punteggio di saggezza del chierico, stessa cosa, pari al numero di punteggio, non di modificatore, il chierico può dedicare un minuto aggiuntivo per ogni proprietario per apprendere le stesse informazioni relative a quella creatura. Se quell'oggetto è stato rubato da una creatura, per l'appunto da un'altra, tu meditando un minuto in più, che cosa fai? Puoi dedicarti a capire qualcosa sulla creatura che ha rubato questa cosa. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Le implicazioni nelle investigazioni, nel trovare un oggetto, un'arma, un qualcosa, ragazzi, il capello, ad esempio, trovato su un cadavere. Ragazzi, rompete la campagna. Lettura dell'area, perché qui questo è sull'oggetto, adesso vediamo su un'area. Il chierico medita e riceve una visione degli eventi recenti nelle sue immediate vicinanze, una camera, una strada, un tunnel, una radura e così via, entro un cubo con spigolo di 15 metri, ok? Quindi, mamma mia, è una bella area, risalendo nel passato fino a un numero di giorni pari al suo punteggio di saggezza, punteggio non modificatore, punteggio, avete 20 saggezza, 20 giorni. Per ogni minuto in cui medita, apprende un evento significativo a partire dal più recente, ok? Qual è il più recente? Evento significativo. Passata una formica, chi se ne frega. Se invece è il più significativo, capite? Per eventi significativi solitamente si intendono quelli segnati da emozioni potenti, come battaglie, tradimenti, matrimoni, omicidi, nascite e funerali. Tuttavia, questo potrebbe anche includere eventi più comuni che risultino però importanti per il chierico nella situazione attuale. State cercando una persona scomparsa, magari in quel caso quella persona scomparsa è passata da lì, quella persona scomparsa magari non stava provando quelle emozioni forti, però è una cosa importante. Tu, indagando su quest'area, il DM ti può dire sì, è passata di qua, capite? Per questo sta dicendo che sono però importanti per il chierico nella situazione attuale, quindi Dungeon Master va gestita questa cosa in maniera utile per i giocatori, ok? Non bisogna mai giocare a fregare i giocatori, ma ad aiutarli di solito. Questo è un privilegio fortissimo, fortissimo, a livello altissimo, ovviamente, ma forte, forte! Adesso vi dico cosa ne penso nelle mie tips. Se scegliete di giocare... Ah, vi siete iscritti al canale? Se no fatelo adesso. Bravi ragazzi, mettete mi piace. Scherzi a parte ragazzi, fatelo. Il chierico della conoscenza non è un chierico da combattimento. Partiamo da questa cosa. Tu non stai scegliendo questo chierico per fare danno. Non lo stai facendo. Certo, all'ottavo aggiungi il modificatore ai danni. La capacità di poter castare suggestione e leggere i pensieri è sicuramente utile in combattimento. Ma qui brilla questa classe a livello meccanico soprattutto nell'investigazione, nella conoscenza, nello scoprire le cose. Per questo vi sta dando linguaggi che potete comprendere, maestria in determinate abilità, un numero di abilità maggiori, vi sta dando la lettura del pensiero, vi sta dando la capacità, se non siete competenti in uno strumento, in una cosa, di poter con il vostro incarnare di divinità utilizzarlo e conoscere. Capite che proprio quell'archetipo, come dice il buon Artaflix, che funziona se il Dungeon Master crea la situazione giusta. È il perfetto archetipo meccanicamente per quelle campagne dove c'è da investigare, dove c'è da scoprire, dove tu sì, sei chierico e hai i tuoi incantesimi, comunque sono molto forti, sei un chierico di base, tu fai buchi perché sei un chierico, capito? Però i tuoi privilegi sono finalizzati a un'altra cosa, non a fare il danno, quelli di comunque prendere gli incantesimi, li prendi tutti, ma lo fai per scoprire,
conoscere, risultare utile anche e soprattutto fuori dal combattimento e conoscere ciò che la gente pensa, ciò che è successo. Capite? Infatti a livello meccanico è molto interessante per questa cosa qua. Insomma, se stai scegliendo questo chierico, lo stai facendo perché vuoi fare quella cosa lì. A livello di roleplay è bello, bello, perché? Perché molto simile a un mago che studia tramite i fatti, quindi prende dei libri, si mette sui tomi a studiare, eccetera, eccetera, la conoscenza acquisita, no? con la sua intelligenza. Questo chierico non lo fa soltanto con la sua intelligenza, lo fa grazie all'aiuto divino, capite? Usa il suo potere divino per conoscere. Mi spiego? Lui si affida alla sua divinità per conoscere, acquisire, dispensare o proteggere conoscenza. Per questo di roleplay diventa molto 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 interessante. La verità, la conoscenza, i fatti sono un qualcosa di sacro, non soltanto un qualcosa di ossessivo o di un qualcosa che è bene conoscere per tutto, no, qualcosa che va conosciuto a livello sacro. Per questo è molto molto bello a livello di roleplay. Ovviamente lo si può giocare come vuole, come si vuole, si può giocarlo buono, cattivo, neutrale, come si preferisce, non c'è un'indicazione netta e precisa, quindi Andy Quinta non c'è mai praticamente una devi giocarlo così, capite? È una cosa che condivido. Infatti questo puoi farlo esattamente come vuoi. Di roleplay è davvero davvero molto molto interessante, quindi fatemi sapere cosa ne pensate e poi vedremo tutti gli altri che sono anche finalizzati al combattimento e altre cose ancora. E niente ragazzi, vi ringrazio come al solito, iscrivetevi al canale, tutti i nostri link sono in descrizione. Saluti a frecce, ci vedremo a un prossimo video qui su Wikiroll.